Questa borsa ci occorre una rete canvas preformata. Io utilizzo questa, vedete, questa qui. Andremo a ricoprirla tutta interamente con l'ago, quindi ci occorrerà o un ago da lana o un ago tirafettuccia, vanno bene entrambi. In questo caso specifico io ho utilizzato come materiale la rafia in due colori, uno unito e uno sfumato, ma potete usare i colori che preferite. E per questa misura di rete, che è la più grande, ho utilizzato due gomitoli di sfumato e uno di tinta unita. Sono gomitoli da 25 grammi, quindi comunque ne è servita non moltissima, ecco. Andremo appunto a rivestirla facendo questo motivo a fiori. Come chiusura ho utilizzato una chiusura cartella. Nei lati sono andata a inserire i ponticelli e ho messo questa catena dorata con il profilo bianco passato in mezzo, che è molto bella, secondo me riprendeva molto i colori che ho scelto della raffia. Quindi vediamo adesso come andare a fare questa ricopertura, questo ricamo, diciamo, sopra alla rete. Tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, vedete che la mia canvas ha queste. Queste non sono altro che delle decorazioni che, volendo, si possono rivestire all'uncinetto con l'ago e quant'altro e applicare sopra la patta o usare come ciondoli. Potete usarli anche in altre borse. Noi in questo caso non andremo ad utilizzarli, quindi semplicemente li tagliamo via con un paio di forbici normalissime. Vedete che li ho tagliati e tagliamo via anche quelli dall'altra parte. Un consiglio che voglio darvi per usare la rafia è di non fare delle gugliate con l'ago molto lunghe. Fatene magari qualche gugliata in più, ma non lunghissima, perché la rafia, passando tante volte nei vari quadratini per ricamare il motivo, tende a sfilacciarsi. Quindi cercate di non fare delle gugliate lunghissime, perché sennò verso la fine vi troverete tutta la gugliata rovinata, con tutti i fili che, diciamo, la rafia si sfilaccia. Stessa cosa se dovete disfare, quasi sicuramente la parte che disfate il filo si rovinerà, quindi piuttosto tagliatelo e cambiate la gugliata da capo, prendetene una nuova. Ok, se invece utilizzate altri filati che non sono la rafia, questo problema non ce lo avete, perché generalmente gli altri filati non tendono a sfilacciarsi, quindi non patiscono passando tante volte nei quadratini. Ma se usate la rafia, mi raccomando, fate gugliate corte, usate questa piccola accortezza, ecco, perché sennò rischiate di rovinare poi il lavoro. Allora, per iniziare, prendiamo la nostra canvas, contiamo tutti i quadretti della prima riga, dividiamo a metà e dobbiamo andare a individuare il centro, che io ho segnato essere qui. Vedete che l'ho segnato con una penna proprio per individuarlo. Una volta che avete individuato esattamente qual è il quadretto della vostra metà della rete, dobbiamo andare a contare 7 quadretti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e con l'avviro andiamo di nuovo a fare un altro segno, vedete che è quello che abbiamo individuato in questo punto qua in alto, il punto di partenza del nostro disegno. Dopodiché andiamo a prendere una gugliata di rafia, io ho fatto un nodino al fondo, e andiamo a inserirci in questo settimo quadretto che abbiamo individuato. A questo punto scendiamo di 4 quadretti, quindi uno è quello dove siamo entrati, 2, 3 e 4, in questo modo, e facciamo quello che è il primo petalo del nostro fiore. Il quadratino qui, il settimo, diciamo, chiamiamolo così, dove siamo entrati, è quello che sarà il centro del nostro fiore, dove andremo sempre a puntare. Quindi adesso punto nel quadratino a fianco, qui, a dove sono, e poi vado di nuovo nel centro. In questo modo. Adesso mi sposto una riga a fianco, ma un quadratino più in alto, in questo modo, e poi punto nel centro. A questo punto puntiamo una riga più su, un quadratino più avanti, vedete così, e puntiamo nel centro sempre.
Adesso in linea un quadratino semplicemente sopra e nel centro. In questo modo, un quadratino sopra e puntiamo nel centro. Quindi sono tre punti incolonnati uno sopra l'altro. Vedete che sono 1, 2, 3 i punti incolonnati sopra l'altro. Dopodiché qui puntiamo un quadratino, una riga sopra, ma un quadratino più in dentro. Che dobbiamo fare il punto, diciamo, in diagonale e poi sempre puntiamo nel centro. A questo punto andiamo un quadratino più sopra, spostato sempre di uno, in questo modo, e poi puntiamo nel centro. A fianco, quindi quadratino a fianco. E poi nel centro, quadratino a fianco e poi nel centro. Quindi vedete che il fiore è composto da tre punti, uno in linea all'altro, che sono questi tre che abbiamo fatto qua e questi tre che abbiamo fatto qui, più uno in diagonale che fa, diciamo, da raccordo. Quindi adesso abbiamo fatto i tre punti in linea, dobbiamo spostarci un quadratino più in basso. In questo modo vedete che non sono più in linea perché per essere in linea avrei dovuto puntare qua. Mi sposto un quadratino più in basso e poi punto nel centro. Questo è il mio punto di diagonale. E adesso dobbiamo andare a fare i tre punti in linea. Quindi di nuovo mi sporgo un quadratino più avanti rispetto all'ultimo punto che ho fatto e punto nel centro. Adesso mi sposto un quadratino sotto, quindi vedete che sono esattamente in linea e vado nel centro. Di nuovo mi sposto sotto in linea e vado nel centro. Ultimo punto che devo fare in diagonale, quindi vedete che mi sposto un quadratino più in dentro questa volta. E poi per finire ci manca l'ultimo punto in linea dei tre di dove abbiamo iniziato. Qui avevamo fatto i primi due, ci manca l'ultimo, quindi andiamo qui in linea con quei due che abbiamo già fatto e puntiamo nel centro. Ed ecco che abbiamo realizzato il primo fiorellino. E dovremo andare a riempire tutta la rete di questi fiorellini. Quindi adesso vediamo di spostarci e andare a fare un fiorellino a fianco. Allora, per spostarci tra un fiore e l'altro ci sono tre quadretti, quindi 1, 2 e 3. Questi tre quadretti qui, quindi il mio prossimo punto deve iniziare da qua, quindi possiamo, guardate, partire esattamente dal punto centrale che sarebbe questo qui, questo è il punto centrale. Da qui conto 1, 2 e 3 quadretti, mi infilo qui, da qui ne conto 1 che è quello dove mi sono infilata, 3, 2, 3 e 4 e mi inserisco qua. In questo punto che mi sono appena inserita, ecco che ho individuato il centro del mio prossimo fiore. Quindi adesso, ad esempio, punto qui in linea con il punto che ho già fatto e punto qui nel centro. E vedete che parto a fare il fiore successivo. Quindi mi raccomando, ricapitoliamo, abbiamo sempre tre punti in linea, uno in diagonale, un punto più indietro, tre punti in linea, uno in diagonale, un punto più indietro, tre punti in linea, uno in diagonale e tre di nuovo in linea, uno in diagonale e il fiore è composto in questo modo. Poi saltiamo lo spazio e andiamo a lavorare il nostro fiorellino a fianco. E così per tutti i fiorellini successivi e ovviamente salteremo allo stesso modo i punti da sopra per fare le righe dei fiori successivi in modo da andare a ricoprire l'intera rete in questo modo facendo
tutti i fiori, vedete? Che adesso qui parto e vado a fare il fiore successivo. Quindi se andiamo a prendere la nostra borsa, possiamo contare che nella prima riga, ad esempio, io ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fiori e poi ho lasciato lo spazio per fare il giro di bordatura che vedremo successivamente. Il giro dopo ho fatto un fiore in più per parte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ho 8 fiori, vedete che qui lascio meno spazio. Poi il giro dopo ne ho di nuovo realizzati 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dobbiamo andarci un po' a regolare a occhio in modo da lasciare sempre dello spazio qui per fare il giro di bordatura che vedremo successivamente e andiamo a giocarci un po' in questo modo seguendo la sagoma della nostra rete e andiamo a riempire di fiorellini. Vedete che qui dove si allarga di nuovo ho un fiorellino in più, poi ne ho di nuovo uno in meno dove si stringe. Qui ne ho di nuovo fatti di meno. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, addirittura ne ho solo 6. La riga sopra ne ho addirittura solo 5. E poi ne ho di nuovo tanti in quella dopo e qui nel laterale ho una striscia centrale di fiorellini, ne ho fatti una sola al centro del laterale, quindi che sarebbe qua, c'è cioè una striscia sola di fiorellini. Quindi dobbiamo un po' andarci a giostrare e a giocare questi fiorellini fino ad aver riempito tutta la rete. Allora, guardate, ho terminato di fare tutti i fiorellini. Tutti così, ne ho fatto una fila centrale anche qui sul lato che prosegue esattamente questa fila qua e ho riempito tutto. Adesso vi faccio vedere come andare a fare il motivo tra un fiore e l'altro. Allora io prendo la raffia, questa volta la tinta unita, andiamo a inserirci esattamente qui dove c'era, diciamo, il punto intermezzo, quello che separa il gruppo da 3 dall'altro gruppo da 3. Qui così. E lo tiriamo in mezzo. Quindi a metà dove c'è, diciamo, nel gruppo da 3. Questo gruppo da 3 dove c'è il centrale, così. Perché dobbiamo fare una croce, una X, quindi in questo modo. Poi entro in questo qui dall'altra parte, nel suo corrispettivo dall'altro lato, ho individuato il centro e quindi punto sempre nel centro. Di nuovo nel corrispettivo qui in alto e nel centro che ho individuato. E così anche dall'altra parte, quindi qui e poi nel centro. Voilà, mi sposto tra i due fiori seguenti, punto di nuovo, allora parto qui in alto, qui dove c'è, diciamo, sempre il punto, diciamo, separatore, chiamiamolo così. Poi qui ho il gruppo da 3, vado a individuare il mio centro, quindi nel punto centrale e tiro. Ripeto con quello dall'altra parte. E con le due parti sotto. Procedo in questo modo e vado a riempire tutti gli spazi che ho tra tutti i fiori, andando a fare queste I. Una volta che abbiamo riempito tutti i nostri fiorellini, gli spazi in mezzo, guardate che bello che sta prendendo forma, non ci resta che andare a fare il bordo finale. Quindi ho preso un'altra cugliata sempre della tinta unita,
andiamo, partiamo da qua dove c'è la pattella, che forse è più semplice. Lasciamo da fare il giro di bordatura finale, questo giro qui lo lasciamo ancora vuoto perché lo faremo dopo. Ci inseriamo con l'ago qui e andiamo a riempire proprio tutti gli spazietti vuoti così come si presentano. Quindi vedete che parto qui dall'angolo e faccio un punto più corto, poi punto da sotto attaccato al bordo e salgo fino a qua dove vado a incrociare la mia X e faccio un punto più lungo. Dopodiché mi abbasso ancora, vengo a puntare qui e mi alzo e vado a puntare qui. Quindi vedete che proprio vado a riempire esattamente gli spazi così come mi si presentano. Adesso punto qua e vado su fino qua. Passo qui e vado giù. Passo qui e mi congiungo su qui. E vado a fare proprio tutto questo giro, diciamo, di contorno, andando a riempire gli spazi che abbiamo lasciato vuoti, il bordo che abbiamo lasciato vuoto. Seguo proprio l'andamento, quindi qui mi alzerò coi punti, qui mi abbasso, qui mi alzo e procediamo in questo modo proprio a riempire tutta la rete. Una volta che abbiamo terminato anche il giro, diciamo, finale di bordatura, non ci resta che andare a fare l'ultimo giro, che è quello che abbiamo lasciato, diciamo, da parte. Lo vado a fare con l'uncinetto, quindi ho fatto un cappietto, di nuovo ho preso la mia raffia sfumata. Andiamo a inserirci con l'uncinetto in un diciamo quadratino del nostro contorno, della nostra rete. Puntiamo nel quadratino a fianco. Adesso io qui ho un uncinetto troppo grosso che fatica a passare, adesso lo vado a cambiare. Prendiamo il filo e andiamo a fare un giro di punto catenella in questo modo. Per andare, diciamo, a coprire, ne faremo due, uno qua e uno più su, due giri di punto catenella proprio per andare a fare la rifinitura del bordo e poi andremo ad assemblare la borsa. Voilà, facciamo questo giro più esterno e poi ne andiamo a fare uno più interno a coprire lo spazio che ci rimane. In questo modo avremo, diciamo, riempito tutta interamente la nostra rete. Allora, per quanto riguarda l'assemblaggio, la rete si piega in questo modo. Questo è il laterale e questa è la patella. E quindi voi dovete unire il laterale a questa parte e poi questa parte qui di nuovo al laterale, così. Io tendo generalmente ad unirlo all'uncinetto con facendo maglia bassissima. Volendo si può anche cucire con l'ago, non c'è nessun problema. Adesso vi faccio vedere con questa rete qui da ricoprire come unire e come assemblare il tutto. Allora, vi faccio vedere come unisco io la rete all'uncinetto. Ve lo faccio vedere con un filo in contrasto e con la rete ancora da rivestire, ma questo solo per farvi capire meglio.
ma voi dovete ovviamente assemblarla dopo aver ricoperto interamente la rete. Quindi prendiamo il nostro uncinetto, io utilizzo un uncinetto numero 2, quindi è veramente molto piccolo perché sennò non passa nei fori. Vi inserite, ad esempio, abbiamo detto che dobbiamo unire il laterale qui, quindi entro con l'uncinetto qua nel quadrettino della corboborsa e qui nel quadrettino del laterale, prendo il filo e chiudo facendo una maglia bassissima. Quindi in questo modo. Dopodiché, di nuovo entro nel quadratino a fianco, entro nel quadratino a fianco anche del laterale, di nuovo aggancio il filo e di nuovo chiudo tutto con una maglia bassissima. Di nuovo aggancio. Aggancio, filo e facciamo una maglia bassissima. Quindi in questo modo. Di nuovo uno, uno, vedete, prendo un quadratino e un quadratino, aggancio il filo e chiudo. Facendo una maglia bassissima. Di nuovo entro in un quadratino, entro in un quadratino, aggancio il filo e chiudo. In questo modo, questa è una delle tecniche che si può usare per assemblare la rete, non è l'unica, perché come vi dicevo prima, potete anche unirla con l'ago. Io generalmente faccio così, però ripeto, non è l'unica tecnica che si può usare per assemblare una rete canvas. Quindi in questo modo, facendo questo punto a maglia bassissima, dobbiamo andare ad unire tutta questa parte fino qua in cima, quindi vedete che qui abbiamo attaccato i primi punti, ma dovremmo andare ad unirci fino qua e poi la stessa cosa dovremmo andare ad unire insieme questa parte qui e poi l'altro lato dall'altra parte. Per quanto riguarda la fodera, vi consiglio di foderare la borsa prima di procedere all'assemblaggio, altrimenti dopo viene un po' difficoltoso. Io qui non ho fatto in tempo a foderarla, però vi consiglio di, quando avete il pannello ancora aperto, tutto ri rivestito, prendete la forma della stoppa, la urlate e la cucite all'interno. Per quanto riguarda la chiusura si deve inserire la parte qui nella patella, dopodiché qui ci sono due vitine che vanno avvitate con un cacciavite, quindi si infila la patella nella scanalatura della chiusura e si avvitano le viti per bloccaggio. L'altra parte ha semplicemente delle linguette, quindi si inserisce all'interno della rete e si piegano le linguette all'interno. Stessa cosa per quanto riguarda i ponticelli, qui hanno delle alette. Vedete qui che semplicemente si infilano, si mette la ghiera di metallo e si allargano o stringono le alette in questo modo per bloccaggio. La catena ha un semplice moschettone, quindi anche le rifiniture sono veramente molto semplici. La parte, diciamo, più complessa e un po' più lunga è rivestire tutta la rete con questa tecnica ad ago, con questo motivo floreale. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Un bacione e grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video.